Amici di Motori Online, guardate che meraviglia! È arrivato il momento di scoprire la terza edizione del Best of Italy, The Race. Per il terzo anno consecutivo è arrivato il momento di scoprire quella che ormai viene considerata la vera e propria Goodwood italiana, ma forse addirittura qualcosa di più rispetto al Festival of Speed, perché qui non solo è un festival che si svolge in Italia, ma è un festival dedicato specificatamente all'auto italiana. Ve ne avevamo già parlato, ve l'avevamo già mostrato lo scorso anno e adesso siamo qui con il creatore, il fondatore Enzo Scalzo e siamo quindi qui per scoprire la nuova edizione 2018. Quindi partiamo ora parlando di quello che rappresenta il Best of Italy e che novità possiamo aspettarci quest'anno. Novità, stiamo pensando di portare 200 supercar fuori dal mondo, sempre delle novità. L'anno scorso, se voi ricordate, c'era la nuova Giannini per la prima volta sul asfalto, l'ATS Hypercar, la 1000 cavalli della Mazzanti, la 01, e quest'anno superiamo anche quelle lì, perché queste case hanno capito fondamentale che questo è il momento di far vedere al mondo qua in casa la bellezza dell'Italia. Quindi ci saranno dei modelli nuovi, so che sono sicuro di avere la 01 Roadster, che sarà l'unica a vederlo, l'hanno fatto vedere a Ginevra, ma qua corre proprio come si deve. Anche nel mondo del ciclismo c'è tanta forza quest'anno, perché siamo entrati nella federazione, siamo in finale del Criterium, che è una gara di scatto fisso che ha molto successo in questi anni, il campionato italiano e squadra e campionati italiani, quindi anche nel ciclismo. Poi abbiamo un parco chiuso, un parc fermé di moto stupefacente, che vedrai che 150 moto quest'anno, un rumore, un successo, sempre spingendo solo brand italiane, che è il nostro nicchio, avrà molto successo. Per non mancare a settembre 15-16, non mancare. Non mancheremo assolutamente, appunto nel weekend del 15 e 16 settembre è un evento assolutamente da non perdere a Castel Arquato in provincia di Piacenza e noi in questa speciale preview dedicata alla stampa abbiamo potuto provare una delle auto che vedete alle nostre spalle, questa magnifica Maserati 420 super monoposto, la stessa che avevamo provato anche l'anno scorso, ma adesso è stata aggiornata, non è più esattamente quella dell'anno scorso. No, infatti abbiamo tirato più con qualche ingegnere italiano che ha lavorato sul motore Maserati anni fa, ancora 40 cavalli, espira molto meglio, il setto ancora indovinato, abbiamo perso anche 15 kg, quindi ti sei trovato bene oggi, secondo me. Assolutamente, lo vedranno anche i nostri amici, perché tra poco cominceremo con il nostro camera car speciale sulle strade, dove si svolgerà appunto il Best of Italy. Ancora 15-16 settembre prossimo, Motori Online non mancherà, non mancate nemmeno voi. Grazie e al prossimo festival.